Ciao a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questo terzo appuntamento con Dishonored. Dunque, eravamo riusciti a evadere, poi eravamo riusciti a scappare dalle fogne, adesso eccoci qua sulla barca del nostro amico che ci Questo è porta. Lound Pitts Pub. Ora è chiuso, visto che metà degli abitanti del distretto è Bene. morta di peste. Il Che Lord culo. Reggente non sa che siamo proprio sotto il suo naso. Ovvio, se qualcuno dovesse scoprirci, la milizia entrerebbe con le spade sguainate. Il Lord Reggente rovescerà la città per scoprire dove sei nascosto. Mi spacco il culo alla milizia Ti io. porto a conoscere l'ammiraglio Havelock e i lealisti. L'ammiraglio è un uomo fuori dal comune. Se qualcuno può aiutarti a trovare Lady Emily e renderti libero, è lui. Ottimo. Bene. Andiamo a vedere. Là, eccoci qua. Paffete. Obiettivo. Andiamo. Un trofeo. Bene, quindi dov'è? Ehi tu! Spirciamo Ora staranno lavorando duramente. Meglio raggiungerli. Va Mi bene. aiuteranno a eliminare chi ha ucciso Va l'imperatrice. bene. Vi Si raggiungo. comincia, ammiraglio. Ops. Abbiamo il nostro uomo. Lo Dopo spio. 6 mesi di reclutamento. Di reclu. Già, non mi sorprende. Era la guardia del corpo dell'imperatrice. Sai cosa si racconta? Ehi voi. Proseguiremo il discorso più tardi. L'uomo del giorno è qui. Corvo, ammiraglio Sì, Havelock. ciao. Un sincero servitore dell'impero, come te. Almeno fino a quando il Lord Reggente non ha Ma tu, cacciato anche tu chiunque non vestito di grigio, conoscesse sei il suo nome o brutto. qualcuno. Io sono Lord Pendleton. Nel nostro gruppo rappresento la nobiltà. Ma siamo tutti uguali a Lound Pitts Pub. È un'occasione memorabile, Vedo, Corvo. siete brutti tutte e Lascia due. che ti spieghi. Abbiamo creato un gruppo di lealisti per porre fine alla tirannia del Lord Reggente e restaurare il trono. A rischio della vita vogliamo trovare la giovane Lady Emily. E farla incoronare imperatrice. Abbiamo grandi piani, ma non possiamo farcela senza di te. Ok. Ci serve il tuo aiuto, Ok. la tua abilità. Aiutaci e distruggeremo chi ha assassinato l'imperatrice. Scusa, devi essere esausto. Ne riparleremo quando avrai riposato. Prima di andare, però, vai a conoscere Piero. A volte è sfiancante, ma con la testa che ha può permetterselo. Piero. Sì, Piero è un tecnico e un artista. Ok. Creerà l'equipaggiamento che userai. Ottimo. Va da lui e poi Sì. riposa. Ne Dunque, riparleremo più tardi. ora andiamo a trovare Piero. Il Piero. Ma è chiusa, porca puttana. Ah, ma scemo. E di qui. Eccolo, Piero. Ehi, Piero. Creerò per te armi ed equipaggiamento. Tutto personalizzato. Per Perfetto. te creerò gli strumenti del perfetto assassino. Non ora. Il serbatoio d'olio di balena è vuoto. Andresti di sopra a prendere un altro serbatoio mentre io rimango qui? Attento, l'olio è instabile. Va bene. Quando esplode, fa un vero disastro. Grazie. Andiamo a prendere sto coso qui dove sei. Eccoti qui, pararara. Questo cosa me ne faccio di questo? Lo posso mettere qua? No. E se schiaccio qui cosa succede? Questo è vuoto, uno pieno per favore. Va bene, aspetta, allora quello pieno è di qua. Eccolo qua, eccolo qua. Ok.
Ecco. Non mi esplodere, Perfetto. Ora collegalo. Bene. Track. Avvicinalo al... Perfetto. Grazie, Corvo. Prego. Vedi, Corvo? La maschera dell'assassino. Tu sei ricercato, quindi tutti in città conoscono la tua faccia. Ma fammela vedere, questa però. Questa maschera sarà il volto del terrore. Fermo. Deve combaciare perfettamente. Ok. Riesci a vedere? La lente centrale non è allineata. Ma va? Fatto. Va meglio? Posso creare altre cose? Vedo una minchia. Potenziare l'equipaggiamento, armi, munizioni. Ma la situazione è disperata. Cerca oggetti preziosi. Ecco. Li rivenderò sul mercato nero e reinvestirò i profitti per creare quello che ti serve. Ottimo. Cosa posso fare per te? Ok, vediamo di potenziare qualcosa. Allora, dunque. L'ho già detto. Questo. Yeah. Ok. Devi essere esausto. Io ti consiglierei di riposare un po'. No, non voglio. Prima voglio vedere. La vita sta per diventare molto più faticosa. Quindi riposati finché puoi. Sì. Sì, va bene. Dai. Va bene. La scelta è tua. Sì. Fammi sapere se ti serve altro. Quindi, adesso, io, prima di andare a riposare, voglio sbirciare un po' cosa c'è qua. Allora, tu, la richiesta di... Ma chi se ne frega, questo cos'è? Un'altra... Vabbè. Cos'è? Posso rubare qualcosa? Che bello! Oh, te lo metto qui? Yeah! Wow, bene. Che cazzo sto facendo, vabbè. Via. Leggere, no, schifo, via. Ma cazzo. Non c'ha soldi, sto... Ups. Fatto niente io. Figo, si può interagire con tutto. Bello, mi piace. Rubiamo questa cosa, non so cosa sia, ma chi se ne frega. Poi. Bene, ora vediamo di andare a riposare. Ok, allora. Dunque. Dove cazzo devo andare? Piero? Beh, no. Vorrei riposarti ora. Sì. Presto ci servirai. Boom. Ciao. Al traffico fluviale è proibito l'attracco al distretto della distilleria. Di qui? No? Sì, perché di qua esco dove ero prima. Quindi è di qui. Soldi. Cazzo, ci facevano lì dei soldi, vabbè, chi se ne frega. Ok. Che cazzo ero? Ciao. Ah, tu devi essere Corvo. Io sono Lidia, al tuo servizio. La stanza ma non è avevo... pronta di sopra. Quando mi hanno detto chi eri, beh, ti credevo più vecchio come l'ammiraglio. Ma se avevo la mica avevo sulla maschera, come cazzo fa a sapere che sono io? Vabbè. Non ospitate o curate un amico o un familiare che
presenti tracce di sangue in viso? Sì, estremamente, ma non temere. L'unico modo per aiutarvi è consegnarvi alla milizia. È vero che ha ucciso l'imperatrice? No, non ho ucciso nessuno, piata. La gente è stupida e crede a qualunque cosa. Bene, se l'ammiraglio si fida, lo farò anch'io. Sarà meglio. Ma che cazzo di posto è? Wow, il mio alloggio. Che bel posto di merda che mi hanno dato. Fanculo. Cazzo sono, vabbè. Riposiamo, va. Bene, adesso vedremo cosa ci aspetta al nostro risveglio. Continuiamo. Ma che cazzo? Tutto strano in giro. Ok. Ma non c'era una porta lì prima? Cioè, non c'era una stanza? Vabbè. Cazzo. Ma che cazzo? Oh Cristo. Illala. Wow. Corvo. Sì. La tua vita è cambiata. Ma vero? Va? L'imperatrice è morta. Sua figlia Emily è nascosta chissà dove in città e tu giocherai un ruolo fondamentale ora. Per questo ti ho scelto e ti ho trascinato nell'oblio. Io sono l'esterno, questo è il mio simbolo. Esistono forze potenti in questo e nell'altro mondo, forze che gli uomini chiamano magia. E ora queste forze saranno al tuo servizio. Grazie. Controlla questo potere. È il mio dono per te. Vieni da me. Fichissimo. Allora. Ok, allora. Il potere della transazione. Poppo, se c'è il simbolo di qua, il simbolo lì. Poppo. Ok. Bene. Vediamo. Wow. Oh cazzo. Ups. Fanculo. Ecco fatto. No, oh, ma qui era quando era morta la lettera caduta. Bene. Ok. Oh, vai così. Bene ragazzi, qua ho dovuto tagliare un po' perché sono caduto 957.000 volte. Ho tirato anche tante madonne, quindi non mi sembrava il caso di lasciarlo così. La lettera di Emily, allora. Va bene, sì. Ciao, tu che faccia da cazzo che c'hai. Bene. Yeah. Perfetto. Bene, ricarichiamoci di questo. Perfetto. Dovrebbe essere. No, cazzo, vara via il culo, merda. Porca troia. Cazzo sto facendo? Aspettate, piccola confusione di tasti. Ok. Perfetto. Boom. E boom. Aia, cazzo.
posto strano. Questo oblio. Aiuto. Vai così. Che cazzo è sto tipo? Yes. Nei giorni che verranno, sì, ti attendono prove ardue, Corvo. Grazie. Cerca le antiche rune con il mio simbolo nei luoghi deserti del tuo mondo. Ok. E nei templi eretti in mio onore. Ok. Queste rune ti garantiranno poteri preclusi agli altri uomini. Va bene. Per trovare dove sono le rune, ti dono questo. È il cuore di un essere vivente. Ma che schifo. Forgiato. Questo cuore ti rivelerà molti segreti e ti guiderà verso le mie rune, ovunque esse si trovino. Ora ascoltalo e trova un'altra runa. Mi regali un cuore. Il cuore, allora, in poche parole, dovrebbe segnalarmi dove ci sono le rune, battendo più forte quando mi avvicino, bla 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 bla. Vabbè, sto facendo riassunto perché non ho voglia di leggere, quindi... Ok. L'avete letto? Boh. Se non l'avete letto fa niente. Boh, vabbè. Andiamo a cercare qui. Pure secoli. Qui il tempo non ha alcun significato. Finito? Quindi, andiamo a cercare questa runa. Che cazzo. Oh cazzo. Intanto mi guardo in giro se posso prendere qualcosa. Questo posto divorerà ogni luce in cielo. Wow. Ecco. Ho visto qualcosa di lì. Aspettate che devo pigliare questo. Ok. Voilà. Eccoci qua, vedete che sta impazzendo. Eccoci qua la runa. Figo, tutto sto casino per un sassetto. Ok, rune di poteri. Qui potremo ogni volta che troveremo una runa potenziare qualche cosa, bla bla bla, ok. Bene. Penso di aver capito. Vabbè, questo gameplay non era molto action, non c'erano missioni particolari, però vabbè, fa parte del gameplay. Perfetto, abbiamo potenziato qualche cosa. Ah, praticamente così vedo attraverso i muri. Ok. Sta a te decidere in che modo usare ciò che ti ho dato. Così come ha fatto chi ti ha preceduto. Ora ti riporterò al tuo mondo. Grazie. Ma sappi, preferisco, che ti osserverò con estremo interesse. Ok ragazzi, missione completata. Questo gameplay finisce qui e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.